Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su Crash Team Racing in cui sconfiggiamo Oxide. In questa parte faremo il livello Colosseo Mobile e dovrò sbrigarmi a parlare perché di nuovo siamo tornati in un livello in un livello molto breve dopo essere stato su livelli molto molto lunghi. Non è molto breve però, neanche troppo dilungato, diciamo così. In questa parte ho deciso di utilizzare Entropy perché Entropy non ha un livello effettivamente in questo gioco. Quindi ho detto vabbè, almeno lo utilizzo in questo livello, anche se i personaggi di velocità non sono i migliori, perché il migliore è Penguin in questo livello without any doubt. Quindi non è il caso di utilizzare un personaggio che non sia Penguin, oppure forse i personaggi di accelerazione anche sono molto ottimi. Quelli di velocità non sono male, ma non sono i migliori, a mio parere. Però dai, si può fare. Poi sono andato davvero bene anche in questa parte. Non ve lo dovrei dire da solo, però so come vado in genere con i personaggi di velocità in questo livello. E in questa parte sono andato bene. Questo livello su Crash Nitro Fueled non è stato mostrato, quindi non possiamo sapere ancora come sarà. Ma spero che lo abbiano un po' cambiato, perché sinceramente è un po' anonimo come livello, soprattutto considerando anche quello che viene dopo. E quello che viene dopo l'hanno già mostrato e hanno già mostrato che è rimasto praticamente invariato. Almeno, vabbè, ne parleremo nella prossima parte. In questa parte concentriamoci su questo livello. Comunque spero che un pochino lo migliorino. Lo rinnovino, ecco. Intanto vi invito a lasciare mi piace, anche perché siamo quasi alla fine della parte. Lasciatemi piace, soprattutto in previsione dell'ultima parte che sarà quella di domani, e quindi sarà molto intensa e molto catartica, ecco, siete d'accordo con me, giusto? Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, tutti i link sono in descrizione, attivate la campanellina, non lo dico da tanto, attivate la campanellina accanto al tasto iscriviti e ci vediamo domani con l'ultima parte di questa serie. Ho detto tutto, quindi ok, bye!